Ciao a tutti! Oggi vogliamo parlarvi della nostra mappa. Ebbene sì, abbiamo una mappa su cui aggiungiamo tutti i posti che vorremmo vedere. E ora sono milioni, milioni. Eppure essendo così tanti i luoghi che vogliamo vedere, ci capita sempre che una volta arrivati su un posto, scopriamo che lì vicino c'è un altro posto che dobbiamo assolutamente vedere. È successo anche l'ultima volta che siamo andati a Graz. Noi siamo partiti per vedere l'armeria della Stiria, poi all'improvviso. Ero lì, che guidavo verso Graz, quando sul navigatore compare una scritta: Arnold Schwarzenegger Museum. E niente, la macchina ha girato da sola. A volte lo fanno. È stato amore a prima vista. Perché Non ci siamo innamorati dell'Arnoldo, ovviamente. lui lo amavamo già fin da bambini, quando riempivamo la cameretta con tutti i suoi poster. Quello di cui ci siamo innamorati è stata l'idea di un museo a lui dedicato. Un po' è ovvio che l'Austria voglia celebrarlo, perché questi a livello di personaggi famosi hanno un grosso bug di sistema che ora andremo a illustrarvi. Ho visto tutti i suoi film, sono un grande fan di Arnold Schwarzenegger. Penso che Arnold sia l'austriaco più famoso del mondo. Senti, va bene tutto, ma non è vero. Ma certo che è vero. Dimmene uno più famoso di lui se puoi. Hai mai sentito parlare di uno che si chiamava Hitler? Adesso capite perché sul sito del museo c'è scritto che probabilmente è l'austriaco più famoso al mondo? Comunque l'Arnoldo lo conoscono davvero tutti. Lui è Terminator, lui è Conan. Potrei farti notare che c'è stato anche il film di Conan con Jason Momoa, ma non lo farò. Ecco, brava, non citiamolo neanche e torniamo al museo, che è stato allestito in quella che era la casa d'infanzia del nostro Arnoldo e che per questo non è enorme, anche se contiene tutto il necessario per darvi una panoramica completa sulla sua vita. Si parte da quando era un giovincello, con pure la sua camera da letto da ragazzino, e si arriva subito al momento in cui cominciò ad allenarsi e a costruire il suo fisico statuario. In questa parte del museo sembra quasi che soprattutto aleggino le parole Stay Hungry, letteralmente resta affamato, che sono sia il titolo di uno dei suoi primi film, sia una specie di filosofia di vita. Qualcosa del tipo che se manterrai la fame di gloria e lavorerai sodo per ottenerla, ce la farai. E lui ce l'ha fatta. La sua vita sembra in tutto e per tutto la personificazione del sogno americano. Vero, ma adesso basta con questa sequela di bicipiti addominali, pettorali e perizzomini, che sì, fanno bene alla vista, ma non siamo qui per questo. Siamo qui per quello che si trova al primo piano e ai... Amore, amore, è proprio lei, è l'Harley Fatboy di Terminator. Vedo i cuoricini sulla testa della Cree, ma credo ci siano anche sulla mia. La moto era l'antipasto, perché dopo c'è una sala piena di Terminator. Non essere di parte. Ci sono anche Conan e... Non ho capito l'ultima parola. Ah, quello. Sì. Stavamo tutti cercando di scordarcelo, il film di Batman dove l'Arnoldo interpretava Mr. Freeze. Non tanto per lui, ma diciamo che il film è meglio lasciarlo nell'oblio. E nel frattempo, qui intorno a noi, la frase che aleggia è cambiata da Stay hungry a I'll be back. I'll be back, per chi non è di lingua inglese, è stata la frase iconica di Terminator. Ma noi siamo italiani e ce la siamo persa durante il doppiaggio. Quindi per noi non c'è nessun tornerò. E un po' mi dispiace.
Pensa che l'Arnoldo, che al tempo l'inglese lo sapeva quanto noi adesso, non voleva dirla quella frase, perché non riusciva a pronunciarla correttamente. Il regista, James Cameron, non cedette e all'Arnoldo toccò imparare a dirla. Ci mise così tanto impegno e la disse così bene che dopo la utilizzò in moltissimi altri film. I'll be back. Stay here. I'll be back. La scrisse anche sotto la sua firma quando gli fu assegnata la massima onorificenza del cinema, una piastrella di cemento con le sue impronte davanti al Tempio del Cinema, il Chinese Theater a Los Angeles. Nel museo c'è anche una parte dedicata alla vita politica dell'Arnoldo, che riuscì a farsi eleggere come governatore della California per ben due volte. Al tempo lo chiamavano The Governator, ma non smise di mandare messaggi alla popolazione anche dopo la fine del suo mandato. Secondo me, il suo discorso dopo che il Campidoglio fu preso d'assalto dai sostenitori di Trump nel 2021 resterà negli annali. Disse testuali parole: la nostra democrazia è proprio come l'acciaio di una spada. Più lo si tempra e più diventa forte. E a questo punto, per meglio rendere l'idea, ha sollevato davanti allo schermo la spada del film di Conan il Barbaro. E i suoi fan, sparsi per il mondo, erano in piedi sui divani, e noi con loro. Come politico era così amato che qualcuno tentò anche di cambiare la Costituzione americana per permettergli di diventare presidente degli Stati Uniti. Perché per ora bisogna essere nati in America per essere eletti per quella carica. Anche qui in Austria, però, i fan non scherzano. Avevano proposto di dedicargli una statua di Terminator da mettere in uno dei parchi pubblici di Graz, alta 25 metri. Purtroppo gli è andata male. Hanno dovuto accontentarsi di intitolargli una strada e dedicargli la statua qui davanti al museo. Comunque, anche una volta usciti dal museo, lo spirito dell'Arnold vi seguirà fino al parcheggio, dove troverete una cabina per fare sollevamento pesi. E il nostro compagno di viaggio Claudio l'ha pure provata, dimostrandoci che sì, amore, è strano ma vero, è possibile essere nerd e palestrati. Lui sono anni che cerca di convincerci a entrare in questo suo mondo fatto di svegliarsi presto al mattino, mangiare sano, fare palestra, ma noi lo ignoriamo, preferendo di gran lunga il November Pork, che si svolge in questo periodo in provincia di Parma, nella zona comunemente chiamata come La Bassa. Sì, il November Pork è meglio, amore. Però se a qualcuno interessa un rievocatore storico nerd, palestrato, che fa pure yoga, scriveteci nei commenti e vi passiamo di sottobanco il suo numero. Arrivati a questo punto, come sempre, non vi resta che mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi, seguirci sul nostro blog e sui social. Ciao! Ciao!